Hanno acceso i motori dei mezzi, schierati tutti insieme per l'occasione, e uno dopo l'altro hanno iniziato ad arare il terreno per prepararlo ad ospitare le nuove colture. I residenti di Borgo Petilia si sono dati appuntamento in contrada Pescazzo per la festa dell'aratura, un gesto simbolico che rappresenta un omaggio alla natura, al lavoro nei campi, ma anche un momento di fede. Prima di procedere all'aratura, infatti, è stata recitata la coroncina in onore di Sant'Isidoro e sono stati benedetti gli attrezzi, i mezzi e gli strumenti di lavoro. I festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso e di Sant'Isidoro ha una sua attrazione qui nel borgo, ma anche la città è sensibile per questo momento così importante e nello stesso tempo anche necessario di sottolineare come Papa Francesco ci permette di dare maggiore attenzione al creato. È la festa dell'aratura, la festa del creato, non è una condizione, ma è una gioia immensa per poter valutare, ecco, l'importanza della terra, ma anche degli agricoltori che con i mezzi e con il loro sacrificio esprimono questo legame voluto appunto da Papa Francesco nel dire che ogni cosa è tutta opera di Dio. E con spirito di sacrificio si possono ricevere quei frutti generosi dopo un duro lavoro e una faticosa apprensione per poter così poi ricevere il suo frutto a suo tempo. E questa è la quarta edizione della festa dell'aratura che noi facciamo. Dico, è un momento anche per ritrovarci tutti È insieme, un inizio di campagna. un inizio della campagna, della nuova campagna. E cerchiamo di portare avanti questa bella tradizione per raggruppare tutti i giovani, perché oggi nell'agricoltura i giovani scappano tutti. Diamo quello stimolo di stare insieme e vicini tutti. Devozione e tradizione si uniscono nel borgo durante la festa del Santissimo Crocifisso e Sant'Isidoro, giorni ricchi di eventi organizzati grazie all'impegno della parrocchia e del Comitato Feste Associazione Pro Borgo Petilia.